Collaboratore di primo livello, l'alter ego del questore, il vicequestore vicario, che si è insediato ieri mattina in questura, proveniente da Treviso, dove ha svolto già per alcuni anni le funzioni di vicario, il dottor Angelo Serraiotto. E poi ho anche appunto voluto presentare alla stampa e alla cittadinanza il commissario capo dottor Riccardo Bordini, che proviene dalla questura di Siena e che ho assegnato all'ufficio di gabinetto, alla divisione di gabinetto per la questura di Perugia, in maniera tale che possa affiancare il capo di gabinetto nella organizzazione dei servizi di ordine pubblico e di tutti i servizi appunto che sono di competenza dell'ufficio. Dottor Questore, lei ha sottolineato anche l'efficienza dei servizi in occasione del derby di domenica e le indagini successive a quanto è successo allo stadio. Sì, i servizi di ordine pubblico sono andati bene e per questo ringrazio le forze di polizia statali, la polizia municipale, ma ringrazio anche la cittadinanza che ha dovuto soffrire dei disagi, io direi però disagi in parte inevitabili in occasione di eventi importanti come il derby. Per quanto riguarda la vicenda del lancio del petardo, un episodio grave, censurabile, pericolosissimo. Immediatamente sono scattate le indagini da parte degli uomini della Polizia di Stato, in particolare quindi appartenenti alla nostra Digos e alla nostra Polizia Scientifica. Indagini comunque non semplici perché verosimilmente il petardo è stato lanciato non direttamente dai gradoni ma dal bocca porta.